Quello che sto facendo è l'ultimo sacrificio di una lunga serie. Ringrazio Dio per la vita straordinaria di mio padre. Io sono Salomone, il suo erede. Questo per me è un momento triste. Mio padre sta morendo. Da grande re qual è stato, non ha mai lasciato nulla al caso. Mi ha accompagnato perché io possa raccogliere la sua eredità. Non palazzi o tesori, ma saggi consigli per poter continuare la cura del popolo di Dio con la sua stessa forza. Mi ha convocato presso di sé quando ha sentito avvicinarsi la fine della sua vita sulla terra. Mi ha detto che essere un uomo dal cuore forte significa anche mostrarsi buono e comprensivo verso chi è più fragile. Mi ha ricordato di essere sempre fedele al Signore, alle sue leggi, ai suoi comandamenti, perché è questo il vero modo per essere felici e per poter realizzare con successo ogni opera intrapresa. Ora porto un'enorme eredità sulle mie spalle. Non sono sicuro di potercela fare e mi chiedo se sarò coraggioso almeno quanto mio padre. Trascorro le ore a interrogarmi, fino a quando mi giunge un sonno profondo. In sogno mi appare Dio e mi chiede di cosa ho bisogno per poter regnare al meglio. Sembra disposto a concedere quello che desidero, ma questo interrogativo suona anche come una sorta di prova. Penso con intensità, quale dono desidero davvero? Cosa è più urgente? E dove voglio arrivare? Così rispondo sicuro di me. Signore, io desidero un cuore docile, che sappia rendere giustizia a chi ne ha bisogno e sappia separare il bene dal male. La sua risposta è immediata e sorprendente. Tu non hai chiesto ricchezza, tu non hai chiesto vita eterna e non hai chiesto nemmeno la sconfitta dei tuoi nemici. Tu hai chiesto la saggezza di saper regnare. Quindi avrai quello che hai chiesto e anche molto di più. Nel sogno Dio mi ha confidato che il discernimento è il dono più grande che possa esistere. Significa saper giudicare con verità, operare la giustizia e restare liberi da ogni inganno. Ora sono di nuovo sveglio, ma ricordo tutto quello che mio padre Davide mi ha trasmesso e mi sento mosso dalla sapienza che Dio mi ha donato. Continuerò il cammino intrapreso da mio padre senza dimenticare mai che tutto ciò che realizzerò sarà ereditato da altri dopo di me. Se avrò svolto bene il mio compito di re, anche i miei discendenti avranno la possibilità di rivivere gli stessi valori che anche io ho ricevuto. Ogni generazione arricchisce questa lunga storia portando un briciolo di novità. Questa è una vera ricchezza.